Ma dunque, il problema della scuola oggi è molto complesso. Fondamentalmente non esiste più una scuola. Esistono vari modi di fare scuola. E la scuola, quella che era fatta per i figli di papà, diciamo per l'aristocrazia, che venivano educati uno per uno, formati uno per uno, io credo che ci sia ancora. Inoltre, la scuola non è solo nei paesi industrializzati che organizzano le cose industrialmente, e anche nei paesi poveri, dove l'organizzazione industriale non c'è, dove certamente si mima l'organizzazione della scuola dei paesi industrializzati, ma i paesi industrializzati, senza volere, stanno distruggendo la scuola, perché stanno di fatto facendo nascere tanti nuovi digital divide, cioè il figlio di papà che può permettersi un videogioco intelligente, le persone che possono permettersi di appartenere a gruppi che discutono seriamente, i ragazzi che entrano in Facebook, i ragazzi che non entrano in Facebook magari per la repressione dei genitori o perché non possono permetterselo, stabiliscono tutti dei digital divide che sono l'esatto equivalente del digital divide come si pensava una volta. Si pensava che il digital divide era per quelli che hanno un computer e quello che non lo hanno. Questo digital divide è quasi finito, perché intanto più o meno il 50% dell'umanità ha un computer, ma entro un certo numero di anni probabilmente diventerà il 100% dell'umanità, e non è certamente il possesso di un computer che permette di distinguere fra comunità differenti. Quindi il digital divide è superato, ma non che non c'è più, sono aumentati il digital divide. Io dico che il digital divide sono molti. E cominciamo a guardare la cosa un po' superficialmente, poi ovvio che ai vari digital divide, ai vari comportamenti corrisponde certamente una formazione. Quindi la formazione del ragazzo di buona famiglia è una cosa, la formazione di quello che non può permettersi niente è un'altra. La formazione molto seria, cosiddetta massiccia della scuola seria, potrebbe essere dannosa, è molto probabile che lo sia. Perché è dannosa? La didattica ripetitiva. Insomma, oggi andrebbe visto in questo modo, in sintesi, le varie forme di didattica che ci sono, perché sono già in atto. Il ragazzo che impara da solo, sotto lo impulso del genitore o da solo, che va in Facebook e capisce un sacco di cose, che fa un po' di casino in Facebook ma capisce qualche cosa che non c'era più. Vive in un cortile gigantesco, i cortili non ci sono più, ma finalmente sono comparsi i cortili dove si può scherzare e giocare. E come si dice, cazzeggiare. Bene? Questi sono i nuovi cortili, ma finalmente i ragazzi hanno una forma di espressione che avrà certamente degli aspetti negativi, come se non ci fossero stati al momento dei cortili. Io ho giocato nei cortili, quindi potrei raccontare delle storie divertenti sui cortili. Diciamo, però nei cortili si formava una parte della personalità delle persone. Oggi, poi, allora la scuola, diciamo grazie allo sviluppo industriale, prevedibile, aveva un senso una scuola ripetitiva, una scuola in cui si fa tutto nello stesso modo, in modo uniforme, ma quella scuola lì oggi non serve più, perché il mondo è in continua evoluzione. La continua evoluzione del mondo richiede la capacità delle persone a non essere spiazzate quando vedono il mondo che cambia. I nostri laureati, i giovani laureati di adesso, escono indottrinati in un modo, diciamo, militaresco sostanzialmente, perché abbiamo imparato dai militari a fare queste cose, inutile che si dica bugie. Sono stati in Italia il fascismo, in Germania il nazismo, che hanno insegnato l'indottrinamento, al di là delle ideologie del buono e del cattivo, lasciamo a perdere, ma certamente abbiamo imparato da loro una dottrina di immissione in divisioni degli studenti, divisione della prima classe, seconda classe, elementare, superiore, università, che si vede per fortuna in qualche caso, per adesso raro, almeno negli Stati Uniti, in cui un ragazzo con pochi anni è l'equivalente di un laureato. Ma questo non è impossibile, anzi è molto facile. La scuola in questo momento, con questa questione della rigidità, deprime elementi più alti e non aiuta elementi più bassi.
perché alla fin dei conti il problema è aiutare tutti, quelli che sono più veloci ad andare anche più in fretta, quelli che sono più lenti ad andare più veloci, ma vanno aiutati tutti. E non è quello che conta, la valutazione dell'insegnamento, della didattica, non deve essere il punto d'arrivo, deve essere la capacità di cambiare. Questo è il problema centrale. La didattica spontanea, quella che si fa usando il computer, diciamo che molti ragazzi fanno, perché sono già tanti che usano il computer, è una didattica in cui quello che conta è quello che il ragazzo sente di migliorare. Non c'ha valutazione del punto d'arrivo, ma la valutazione del punto d'arrivo è semplice. Ha una concezione del mondo totalmente diversa. Ha una concezione del mondo più adatta a un processo evolutivo nel mondo. Il processo evolutivo nel mondo è la costante. Una volta c'era la ripetizione come costante, adesso non c'è più. Diciamo, bisogna, è la cambiamento continuo. La domanda chiave è: come facciamo a fare in modo che gli insegnanti si rendano conto di questo? Come facciamo in modo che nasca una forma di rivoluzione culturale, diciamo, tendente a far capire che c'è una necessità? Va detto che io non sono del tutto negativo, non sono del tutto pessimista. Ad esempio, diciamo, e la crisi in questo può aiutare, ad esempio, ci sono le discipline di pedagogia. Adesso la pedagogia era una cosa, retaggio della tradizione del pedagogo, che era uno pagato dalle famiglie che potevano, è diventata una cattedra chiusa, una casta chiusa. Nel frattempo la tecnologia è andata avanti per conto suo. E nel bene o nel male esiste una pedagogia spontanea dei ragazzi. I ragazzi stanno insegnando ai docenti, questo non va dimenticato. Nelle scuole medie, anche inferiori, dove i docenti hanno molta disponibilità rispetto ai giovani, dove prima che arrivasse quest'ultima ondata di repressione del Ministero, diciamo, giocavano. La multimedialità era un modo che evitava il bullismo, ad esempio. Il bullismo sta ritornando perché è tornata la repressione. Quindi in qualche modo, nel loro modo di reagire spontaneo, anche il bullismo è una forma, è un segnale di una volontà di cambiamento, di desiderio di cambiamento, che supera i limiti dello schema ripetitivo. Lo schema ripetitivo della scuola non è informazione. Tutto ciò che è ripetizione, anche strutturalmente, la ripetizione strutturale è mancanza di informazione, perché la ripetizione non è informazione, è il cambiamento il vero contenuto dell'informazione, e il cambiamento lo stanno introducendo più i ragazzi, quindi si stanno educando loro. La presenza di YouTube, tanto per non fare esempi, diciamo, dal primo esempio di scherzo in classe fatto da YouTube adesso è dilagato, diciamo, però occorre fare in modo che tutti lo guardano. Quindi il problema è che a questo punto non spetta più solo ai docenti, spetta alle persone sensibili di capire che la vita in internet è una cosa, che la vita nella rete è una cosa, ma la vita reale è l'unico modo per affrontare questo problema. Cioè occorre che ci siano manifestazioni cartacee, semplici da vedere, televisive in modo tradizionale, di questo cambiamento che è in atto. Bisogna mettere in evidenza i giovani e dare ai giovani la possibilità di esprimersi e fare in modo che questi, per cui l'influenza dei giovani sui docenti è enorme. È chiaro che per adesso l'influenza può essere considerata anche negativa, alcuni docenti ne escono male dall'esperienza dei rapporti negativi con i giovani, ma alcuni docenti ne escono bene, nel senso che arricchiscono la loro competenza, io direi competenza pedagogica, bene? Quindi questa loro competenza la arricchiscono e, diciamo, in qualche modo si sta preparando una scuola nuova.